3, 2, 1. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio. C'era un ragazzo che come me. Buongiorno cari amici e bentrovati a questo appuntamento settimanale con Sulla Testa, approfondimento, riflessioni a cura di Pietro Vazzuca, che salutiamo. Buongiorno Pietro e buon sabato. Buongiorno a tutti e buon sabato, ultimo sabato del mese di agosto, è finito agosto. Questo caldo agosto, Pietro. Allora, tutti gli agosto, questo è più caldo rispetto agli altri, rispetto a quello che avevo previsto che sarebbe dovuto succedere. E ancora sarà un caldissimo autunno. Allora, Pietro. Allora, oggi, come al solito, questo è un approfondimento che va all'interno del magazine Buongiorno Italia. Pietro, oggi di che riflessioni ci vuoi parlare? Qual è l'argomento che ti ha colpito e vuoi sottoporre le tue riflessioni al nostro ascolto? Ma io non ne ho parlato fino ad ora, ma volutamente. Volutamente perché aspettavo, da questo evento che sto dicendo, una notizia positiva che, ahimè, non è arrivata. E mi riferisco alla farsa, perché è una farsa tragica, perché c'è gente che muore, degli ucraini all'interno del suolo russo. È veramente la marcia su Mosca, della marcia su Mosca, vabbè, che proclamano. Peccato che lo proclamano i giornali, la gente sta morendo, gli ucraini stanno morendo. Quelle belle armi che gli abbiamo mandato, armi per la pace, per carità, Dio non voglia, sempre per la pace, dovevano servire per aprire questo corridoio da Kursk fino a Mosca, che sono soltanto 600 chilometri praticamente, da dove ci troviamo in Italia, da Milano, da Cosenza, da Bari, 600 chilometri per arrivare a Roma. Questo è. Vabbè. Un tiro di schioppo, quasi come si diceva. E tutti quanti hanno invaso. La Russia non si è scomposta. Hanno continuato ad attaccare nel Donbass, hanno continuato a occupare, occupando ancora veramente dei territori in Ucraina, e all'inizio soltanto per gli sciocchi o per chi aveva deciso di chiudere gli occhi e di guardare dall'altra parte, stavano entrando nel territorio russo. Ora vi invito a guardare qualche cartina, vedete che sto, la penetrazione, così come la fanno i giornaloni, quelli rossi, che prendono i soldi dell'editoria, virgola, è un sacco. Ma mentre sto dicendo questo, vi vorrei fare una piccola riflessione, ma molto piccola, perché quella che facevo, che ho studiato io, ma certamente tantissimi di voi, quando eravamo al liceo. Poi naturalmente ci hanno detto che nella Seconda Guerra Mondiale la battaglia fondamentale all'est europea è stata quella di Stalingrado. No, non è stata la battaglia di Stalingrado. 81 anni fa, la battaglia principe, dove Hitler ha perso la guerra, è stata quando ha voluto entrare in Russia per conquistare Mosca attraverso il corridoio di Kursk. È stata una battaglia di una strategia e di una da studiare sui manuali di guerra, comunque di storia. Sapete perché è passata inosservata rispetto a quelle di Leningrado? Poi quelle di Leningrado era subordinata a questo, non era la grande battaglia che ha permesso poi ai russi di arrivare fino a Berlino.
Perché questa è stata una battaglia di strategia che ha fatto vincere l'Unione Sovietica la guerra. Poi gli americani sono arrivati da sotto ad occupare le case inglesi. Qui è un altro discorso, ne possiamo parlare quando no, aspettate, li hanno accerchiati e lì li hanno messi in una morsa a tenaglia e li hanno distrutti, distrutta l'armata tedesca, che doveva essere il fiore all'occhiello delle truppe di Hitler. E voi continuate a credere che quattro riservisti, ma manco mercenari, perché non hanno manco il personale a poter mandare sotto le bandiere dell'Ucraina, possono fare qualcosa di diverso? Ebbene, c'è una dichiarazione in questi giorni dell'ex consigliere di Trump, il colonnello dell'esercito americano Douglas MacGregor, che dice esattamente ciò che ho appena detto, che riguarda i militari e i mercenari della regione del Kursk. E sono tagliati fuori. La ritirata in Ucraina è impossibile. Non credo che molti di loro sopravviveranno. E mi chiedo, quanti americani e inglesi ci sono? Bene, è molto triste. Chiamiamo col suo nome, è un'invasione della NATO. Qualunque sia l'uniforme con cui si vestono, ucraina o no, invece della propria, è sempre NATO. E lì ci sono anche molti soldati e ufficiali polacchi. E tutto questo gruppo eterogeneo si troverà in veri guai. E da lì non usciranno mai vivi. Questa qui, tra virgolettata, questa dichiarazione, naturalmente ho avuto la traduzione del colonnello Douglas MacGregor. Vedete, questo è il fatto importante. Si manda la gente a morire. La guerra, ammesso che ci sia stata qualche possibilità, non poteva mai essere vinta. La Russia l'ha vinta, non solo. Oggi c'ha anche le simpatie del almeno tre quarti del mondo terrestre. E piano piano sta prendendo le simpatie degli altri. Cosa voglio dire? Che studiare la storia non fa male. Studiarla e capire che da lì sono derivate le nostre tradizioni, le nostre radici, le nostre culture. Stiamo parlando di appena 81 anni fa, cacchio, guardatelo qualche libro. Mentre però voi il libro non li guardate, mentre andate in vacanza perché è agosto, mentre vi fate il giro del mondo, mentre fate i vostri sporchi guerre, cioè sporchi affari, non di guerra, sporchi affari legati alle vacanze, legate fatti familiari. Non pensate mai che c'è gente che è morta perché avete mandato armi. Il popolo italiano è stanco. Il popolo italiano non vuole la guerra. Io personalmente poi sono per la pace sempre. Perché da quando ero ragazzino, ormai nella preistoria, tutte le sere si sentiva il telegiornale che apriva con la guerra in Vietnam. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, gli americani non hanno mai vinto una guerra. Fanno l'invasione, poi si ritirano. I problemi rimangono agli altri, ma ci sono i morti. Per rispetto a questi morti, per rispetto all'idea degli italiani che non vogliono la guerra, che vogliono la pace, perché le guerre, anzi, non le guerre, le controversie si possono risolvere al tavolo della diplomazia. Ebbene, non fare questo è un delitto altrettanto come sparare, perché mandare queste armi significa soltanto produrre morti, produrre tragedie, produrre disastri. La Russia ha vinto, prendiamone atto. Non c'erano possibilità, è vero, ma io questo sono anni che lo dico che non era possibile. Ma il corridoio di Kursk è l'inizio della grande fine. Se non ci fossero i morti, direi pure meno male.
perché dal 24 ottobre, così come ho già detto in altre occasioni, inizierà la conferenza del vertice dei BRICS a Kazan. Ha assicurato anche la partecipazione il presidente cinese Xi Jinping. E quindi è importante anche questa. È una di quelle cose che forse bisognerebbe cominciare a capire. E un'ultima annotazione. Anche il Giappone, che dalla Grande Guerra purtroppo ancora non si è liberato da questa cappa che ha rispetto agli Stati Uniti, il primo ministro giapponese Kishida si dimette a causa della risposta della Russia alle sanzioni. In pratica, il primo ministro giapponese Kishida ha annunciato l'intenzione di lasciare il suo incarico. I motivi? La politica fallimentare del Giappone nei confronti della Russia. Infatti, le sanzioni che aveva messo il Giappone non hanno portato il risultato sperato, ma hanno solo aggiunto problemi economici. Sto parlando del Giappone, non dell'Italia, non capite mai. In Italia queste cose non succedono. E il Giappone quindi si è trovato di fronte alle risposte della Russia che l'ha colto di sorpresa. La Russia, in risposta alle sanzioni, cosa ha fatto? Ha limitato l'accesso dei pescatori giapponesi alle acque vicino all'isola di Kurile. Naturalmente, l'intero settore della pesca giapponese è in difficoltà critiche perché non si può avvicinare in quelle acque che non sono sue. E molti rappresentanti giapponesi hanno cercato di convincere la Russia a riconsiderare la sua posizione, ma a quel punto, se tu metti le sanzioni a me, io le metterò a voi. E quindi in Giappone, ripeto, in Giappone, non in Italia, capito male, francese, in Giappone, considerando che le sanzioni che il governo ha messo alla Russia hanno danneggiato il popolo, il primo ministro si dimette. In Giappone, non capi male, in Giappone. Dovreste capire male. Invece Questa è la verità. noi in Italia cosa abbiamo fatto? Confiscato i beni dei russi e adesso li dovremmo mandarli. Ci stiamo affamando, quella è la migliore delle cose. Ci stiamo affamando. Abbiamo Stiamo affamato. togliendo l'energia, la sanità, la scuola, tutto lo stato sociale. Per cosa? Con le pensioni a 300 euro al mese di validità. E Per mandare armi all'Ucraina. ma in Giappone si dimettono. In Giappone. Che brutta sulla testa stamattina, eh? Speravo di parlarne in maniera tranquilla. Va bene, allora. Penso che la tua riflessione, che poi diventa un monito alla politica nazionale italiana, che dovrebbe prendere lezione dal popolo giapponese. Il popolo giapponese Il ultimamente, popolo è perfetto, sono i dirigenti, i i dirigenti. governanti, non che il popolo. Ho sbagliato termini. A chi ci governa? A chi ci governa? Ecco. A chi ci governa? Quindi questa tua riflessione è stata abbastanza partita con un modo molto, però alla fine è venuto fuori. Mi chiedo scusa a tutti, ma insomma, a Ma quando ci tutti. vuole, come si suol dire, quando ci vuole, ci vuole. E in questo caso era opportuno dare questo scossone, chiamiamolo scossone, quello che E sia. no, è soltanto un moto di rabbia, di impotenza. Mi sento impotente di capire le cose come tanti, come tutti quelli che ci seguono, per carità, ma essere impotenti, non poter influire in. È il sentore di ogni cittadino, credo, italiano, che è contro la guerra, che non vuole la guerra, che non vuole che i soldati italiani con la divisa della NATO vada a fare la pace, a tutelare la pace nei territori di guerra. Con questo tuo possone, dicevo,
Salutiamo i nostri amici che ci ascoltano, che ci seguono e che chiediamo puntualmente commentare, iscriversi al nostro canale, commentare e noi saremo lieti di rispondere ai loro commenti anche quando non condividono quello che noi diciamo. Soprattutto. Anzi, forse è meglio quando commentano in modo negativo, dicendo la loro e non accettando. Passatevi il tempo passivamente le nostre riflessioni. Girava il Grazie a tutti, mondo buon e sabato, poi buon fine finì settimana. a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans. Vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io.